Buonasera, utenti di E Caserta. Siamo qui con l'avvocato Centore, amministrativista già noto per aver difeso il Movimento Speranza per Caserta nel giudizio al TAR che ha condotto all'annullamento della delibera di approvazione del conto consuntivo del 2016. Oggi siamo qui in merito alla surroga. L'avvocato ha guidato l'azione giudiziaria dell'opposizione nel procedimento aperto sempre al TAR in merito alla surroga del consigliere comunale Camillo Federico. Avvocato, come ha avuto origine la vicenda? La vicenda in realtà nasce dalla composizione di quello che noi chiamiamo tecnicamente il quorum strutturale del Consiglio Comunale, cioè il numero legale che l'Assemblea deve avere per deliberare in merito. E quando si è trattato di deliberare sulla surroga del consigliere Dora Esposito, in realtà il numero legale che si ottiene mediante un'operazione matematica, un terzo, cioè un terzo dei consiglieri assegnati, quindi 32 diviso 3, porta ad un numero decimale che dice 66. Secondo la nostra interpretazione, il numero decimale deve andare ad essere arrotondato per eccesso. Secondo la nostra interpretazione e secondo quella della, credo, giurisprudenza maggioritaria dei TAR del Consiglio di Stato, per cui in realtà l'arrotondamento del terzo di 32 che porta a 10,66 avrebbe dovuto condurre ad 11 consiglieri. Il numero di consiglieri presenti in quella delibera è 10 consiglieri, non consente all'amministrazione, all'ente e quindi al Consiglio Comunale, secondo me, di ottenere il quorum strutturale per decidere sulla surroga e quindi, naturalmente, avendo questo profilo di illegittimità, questa delibera è stata sottoposta impugnativa al TAR Ma dopo la Campania. convalida della surroga, cosa è successo tecnicamente in tribunale e cosa deve ancora succedere? In realtà l'amministrazione è tornata in Consiglio Comunale con una delibera legittima sicuramente nella parte in cui questa volta c'è il quorum strutturale perché c'è un numero di consiglieri superiore a 11 che compongono il quorum. Ovviamente quello che a noi invece desta qualche perplessità è l'efficacia retroattiva della convalida, nel senso che riteniamo che la convalida possa valere ora per il futuro e quindi che il consigliere surrogato possa rivestire, diciamo, i panni del consigliere sicuramente dal 21 di novembre. Abbiamo dubbi sul fatto che invece si possa, retroagire e quindi estendere l'efficacia della delibera, fino al 6 di ottobre. Ed è per questo motivo che abbiamo in tribunale rappresentato questo al presidente del collegio della sezione prima del TAR Campania a Napoli e quindi abbiamo preannunciato la probabile proposizione di un nuovo ricorso avverso la delibera, diciamo, di convalida, sia chiaro, non diciamo in sé per sé, ma soltanto nella porzione che attribuisce efficacia retroattiva alla convalida stessa. Avvocato, l'ultima domanda. Che tipo di effetti può avere questo giudizio sulla delibera del conto consuntivo 2016 approvata il 14 ottobre? Conto consuntivo credo che sia, vado a memoria, forse l'approvazione dell'unico tipo di delibera che si frappone, almeno rilevante, nel periodo tra il 6 ottobre, cioè data di surroga irregolare, secondo me chiaramente, e il 21 di novembre. Quindi in realtà, se il TAR Campania dovesse condividere il nostro assunto, cioè che la delibera del 6 di ottobre è illegittima per difetto di quorum strutturale, io ritengo che tutto quello che è l'attività svolta dal Consiglio Comunale dopo quella data, e cioè con una costituzione irregolare, debba essere inficiata, noi diciamo da un punto di vista tecnico, con un rapporto di, si chiama presupposizione a cascata, debba essere inficiata dalla illegittimità a monte della delibera del 6 di ottobre. E quindi, stando così le cose, dovrebbe essere, diciamo così, dichiarata illegittima, quindi annullata dal TAR Campania nel successivo giudizio che noi diciamo, stiamo per proporre e che investirà sia la delibera di convalida che il conto consuntivo del 2016. Io voglio soltanto concludere con una
con un esempio, io credo che qualsiasi organo collegiale, come senz'altro il Consiglio Comunale, ma come potrebbe essere anche un'assemblea di una società per azioni, una società, diciamo, di capitali genericamente intesa, credo che un organo collegiale debba essere funzionante con il numero previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, o in questo caso, chiaramente, insomma, dal testo unico degli enti locali e del regolamento. E allora, se la fonte legislativa pone un numero legale minimo per il funzionamento di quell'organo collegiale, credo che anche la logica ci possa soccorrere, nel senso che anche per un aspetto logico, forse prima ancora che il diritto, quindi prima ancora di invocare il testo unico degli enti locali, ci possa soccorrere nel dire che tutto quello che, diciamo così, riguarda la irregolare costituzione e quindi la mancanza del numero predeterminato dalla legge possa incidere anche su quello che si chiama il munus dei consiglieri, cioè diciamo così, la carica di consigliere che ognuno riveste e che ogni consigliere ha interesse a esercitare nell'ambito di un organo collegiale correttamente costituito.